io non posso ripetere, non sarei neanche capace, tutte le cose che sono state dette da Ernesto. Io piuttosto vorrei solo dire che il libro è un libro molto interessante, perché Maria Pia segue la propria intuizione, quella di richiedere all'arte di essere funzione sociale e non semplicemente superlettile della società. E quindi da questo punto di vista è come se gli appartenesse questa griglia interdisciplinare. Ho visto anche, ho letto anche altri libri, gli appartiene, è come se fosse una propria esigenza, ma non è solo per rendere più chiari i contenuti, in questo caso di Ernesto Lamagna, ma per tentare di funzionalizzarli alla società, per tentare, cioè dire, mediante una griglia interdisciplinare, di riproporre l'arte come una categoria che ha funzione sociale. E quindi il libro da questo punto di vista è molto interessante, è ben fatto, in questo un grande, per quanto mi riguarda, anche complimento a Luigi Sarpi e, come dice lui, alla sua squadra, che è fatta di fotografi importanti, e queste foto sono molto belle, grafici che sanno impostare secondo la logica mentale di chi guarda, e quindi cose molto importanti. Per quanto mi riguarda, io vorrei solo dire pochissime cose su Ernesto Lamagna, e le dico da pittore. Intendo dire che per me la grande questione è la nuova funzione dell'arte e le sue forme. Da questo punto di vista devo dire che sempre ho avuto una sorpresa da quando ho avuto la fortuna di conoscere Ernesto Lamagna, perché ho trovato in lui qualcosa di molto particolare. Io ho conosciuto moltissimi scultori, anche scultori molto importanti, ma non avrei mai detto quello che mi sento di dire di Ernesto Lamagna. Ernesto Lamagna utilizza, nella forma della sua soggettività, utilizza le tematiche, quindi le letterature, ma la cosa interessante di Ernesto Lamagna è che lui inserisce non una risposta a queste tematiche, ma il mistero della sua risposta. Ci sono varie forme di soggettività. Ultimamente ho visto per esempio un servizio che fece vedere un quartiere di Roma dove i palazzi stessi sono stati dipinti da artisti della street art, e mi sono chiesto che di che si tratta. È indubbiamente una forma di soggettività, ma qual è la caratteristica di quella soggettività? È uno sguardo unico del soggetto, il quale però utilizza tutti i codici e i temi che sono in qualche modo di appartenenza a una dimensione condivisa della società, ma non è che li utilizzano per esprimere se stessi, utilizzano la propria soggettività per dare corpo a quei temi. Ma partiamo di uno scultore importantissimo, Moore per esempio, che tra l'altro viene anche citato da Maria Pia Cappello. Moore indubbiamente giunge a un'essenza molto profonda, che è questa sorta di ancestralità, ancestralità di un utero per certi aspetti, e quindi l'utero della natura. Lui non a caso utilizza pietre, sassi, eccetera. Quindi lui utilizza una fortissima soggettività, ma questa soggettività in qualche modo si riversa, se così può dire, per eccitare, per ingrandire, per dilatare il significato dell'oggetto della sua scultura. Nel caso di Ernesto invece, lui immette un contenuto non discibile dentro le letterature alle quali si ispira. Allora sono arrivato a una conclusione che molto, per quanto mi riguarda, mi sollecita. Ernesto, che potrebbe essere da uno sguardo superficiale liquidato come un grande scultore, ma tradizionale, cioè dire legato quindi a tutta una serie di grandi temi, al contrario, Ernesto è un anticipatore del tempo futuro che sta arrivando. Perché? Perché
per precisare, noi veniamo da un'epoca nella quale in qualche modo proprio prevaleva la necessità di definire, tanto che adesso è diventata una vuota necessità che fa dire a Franco Ferrarotti coltissimi o informatissimi idioti, cioè dire gente che ha perso la capacità della visione, ha perso la capacità di capire, ma si ferma, se così può dire, sulla soglia di un'informazione attorno alla cosa. Ecco, Ernesto appartiene a quegli scultori o a quegli artisti che anticipano il tempo in quanto il loro mistero è il mistero della cosa in sé. C'era Kant che disse a un certo punto ai suoi filosofi: e come la mettiamo con la cosa in sé? Voi pensate di aver raggiunto capacità di intuizione, di verità, ma la cosa in sé, e la cosa in sé è per certi aspetti impenetrabile. Il pensiero debole nasce proprio dalla resa di fronte alla cosa in sé. Allora, da questo punto di vista, Ernesto Lamagna introduce, ripeto, il proprio mistero. In poche parole, per quanto mi riguarda, al di là di tutto ciò che è espresso, che è detto, eccetera, esiste veramente il punto più importante, che Ernesto Lamagna precisa e afferma l'esistenza dell'indicibilità. Ora, così come prima si faceva una grande fatica per definire qualcosa, oggi occorre una grandissima fatica per affermare l'esistenza dell'indicibile, che è un tema importantissimo, perché le suggestioni che provengono dall'indicibile e saranno i nuovi contenuti della storia futura. Perché dico questo? Perché la società collettiva si è ormai tecnicizzata, ha escluso le dimensioni individuali e soggettive dalla propria dimensione, è diventata una società fatta di commercialisti camuffati da politici. Si parla del finanziarese, ma io non lo dico con cattiveria, lo dico perché è uno stato di cose. La cosa però importante è che non ha più relazione con la coscienza morale. Prima sentivo anche le cose molto interessanti che diceva lei, ma il problema è che è cambiata la società profondamente. È cambiata la società profondamente. Voglio dire, se immaginiamo un televisore dove c'è un personaggio del Grande Fratello, il quale parla disinvoltamente delle cose concrete, tra un mese comincio un corso di karate, fra sé mi sposo, eccetera, poi cerca di dire qualcosa che l'ha coinvolto. C'è davanti al televisore una persona interessatissima a seguire il percorso che lui fa per trovare le parole. Immaginiamo che lì ci sia all'improvviso invece un professore universitario il quale parla con molta disinvoltura di tutto ciò che l'ha coinvolto. La persona dice: mentre questo chiacchiera vado a buttare la minestra perché l'acqua bolle. Questa è la nuova condizione. Allora, quello che cercavo di dire per concludere, perché sento che c'è la necessità di concludere, l'indicibilità, la non definitibilità è come l'indeterminazione di Heisenberg, solo che lì si proviene da un'osservazione dei comportamenti delle particelle. E naturalmente, che cos'ha il valore? E concludo: il valore è che da quel momento la ragione è costretta a vivere con questo inquilino scomodo che gli relativizza ogni certezza. Questo è lo scopo. Ma qual è lo scopo di un'anticipazione come quella di Ernesto? Di questo che io dico l'indicibilità. Riguarda la società futura, perché la società collettiva si tecnicizza, si robotizza. Tutto ciò che è pratico, col quale oggi era mescolata la dimensione individuale della coscienza, non sarà più mescolata. E l'uomo ripenserà all'universo, ripenserà a se stesso nell'universo, e da quel punto di vista si stabilirà un'altra relazione che non sarà più verbalizzabile, ma muta nel senso di non immediatamente descrivibile all'esterno. Dentro una dimensione muta, il mistero dell'indicibilità
avrà un peso determinante. Mi spiace, non posso andare avanti, ma mi fermo qui. Grazie.